Siano lodati Gesù e Maria. E innanzitutto un santo Natale a tutti. Questa notte con voi vorrei riprendere alcune suggestioni della liturgia, tre frasi, non di più, e commentarle con l'ausilio di alcuni stracci di una lettera per Natale che il vescovo emerito di Latina, attualmente arcivescovo dell'Aquila, il cardinal Petrocchi, ha scritto una lettera bellissima proprio sul Natale che si chiama Accogliere e imitare l'umiltà di Dio. È molto bella, si può scaricare sul web dal sito della Chiesa dell'Aquila e contiene proprio alcuni passaggi che approfondiscono i punti salienti della liturgia che abbiamo ascoltato. Tre sono le frasi che commenteremo insieme, una per ogni lettura. La prima è di Isaia: il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Questa immagine molto forte del mistero del Natale. Secondo, si dice in un altro modo, la lettera di San Paolo a Tito, comincia da vedere a mente, è apparsa la grazia di Dio, con la G maiuscola. E poi però c'è il solito Vangelo di San Luca che ci ricorda una faccia un po' non troppo positiva di questo evento. Diede la luce al suo figlio primogenito, lo volse in fascia e lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. L'ultima frase da commentare insieme. Partiamo dalla prima: il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Gesù è venuto sulla terra come il sole che splende. Ora però voi capite che perché il sole possa splendere, supponiamo che stiamo dentro una casa, bisogna avere le finestre aperte, perché se dentro casa nostra le tapparelle sono tutte chiuse, fuori il sole splende, ma la luce dentro casa non ci entra. Questa è la prima immagine molto forte del Natale. Il cardinal Petrocchi scrive queste parole a questo riguardo: lumine è come una finestra aperta, lascia che il sole del Vangelo illumini la sua casa, manifestandolo a se stesso e agli altri così com'è. È solo alla luce del Vangelo che noi impareremo a conoscere noi stessi, così come siamo. Per questo lumine, attenzione, si dice e si lascia dire la verità, non le palle. Entra nella verità di se stesso, che è la prima cosa che il Signore ci dà con la luce del Vangelo. Sa riconoscere con onestà i suoi difetti, come anche i pregi che ha, senza gonfiarli o diminuirli artificiosamente. E poi, ultima cosa, non scappa davanti alle verità scomode, ignorandole o cercando di manipolarle. Il Vangelo ci dice tante verità scomode. Che facciamo dinanzi a quelle verità? Sappiamo o cerchiamo di addolcirle, di manipolarle, di strumentalizzarle, di renderle in qualche modo abbordabili? Questa è la prima suggestione. La luce che viene è come noi siamo recettivi o addirittura rifrangenti dinanzi a questa luce che arriva. Seconda cosa: è apparsa la grazia di Dio con la G maiuscola. La persona umile ha accolto il perdono dal Signore. Quanti di noi hanno fatto una buona confessione per Natale riconoscendosi bisognosi del perdono di Dio, no? E poiché ha accolto il perdono del Signore, ha imparato a perdonarsi. Il Signore ci perdona e la prima cosa che da questo scaturisce è il perdono che noi diamo a noi stessi. Attenzione, altra cosa, perciò non esita a chiedere perdono e a perdonare con generosità. Chiediamo perdono quando facciamo qualcosa che non va, perdoniamo chi ci ha fatto del male. Non assume mai atteggiamenti di disprezzo, mai, verso nessuno, perché ritiene con Sant'Agostino che non vi sia nessun peccato che ha fatto un uomo
che non possa fare un altro uomo se gli mancasse la protezione di Dio. Guai se noi pensiamo, ah, io questo non lo farei mai, ah, io questo non lo farò mai. Non è proprio delle persone umili. Dobbiamo pensare, per grazia di Dio certe cose non le faccio e non le farò se il Signore mi tiene la mano sulla destra, altrimenti non sono migliore di nessuno. Per questo Sant'Agostino, vescovo di Ipona, scriveva: attribuisco alla tua grazia, o Signore, il dileguarsi come ghiaccio dei miei peccati, ma attribuisco alla tua grazia anche tutto il male che non ho commesso. Il nostro rapporto con la grazia di Dio. La grazia di Dio significa essere perdonati, perdonarsi, chiedere perdono, perdonare, non disprezzare nessuno, nessun peccatore, non ritenendosi migliore di nessuno, ma capace di tutto se il Signore non ci tiene la mano sulla testa. È dello spirito del Natale. Poi, purtroppo però, la luce a volte, spesso, purtroppo, viene respinta. Non c'era posto per loro nell'albergo. Questo è il dramma della notte di Natale. Dramma che tra l'altro è un lontano preludio di quello che sarebbe successo il Venerdì Santo con la croce. Chi sono coloro che non lasciano il posto al Signore, che non accolgono la luce? Se l'umile è quello che ha le finestre aperte, chi è che ha le finestre chiuse? Il superbo. E chi è il superbo? Scrive sempre il cardinale Petrocchi: l'umile non scivola nella trappola paralizzante del già si sa, quelli che già sanno tutto, ma sforzandosi di pensare ed agire secondo Gesù, cerca in tutto la perenne novità di Dio. Il superbo è colui che già sa tutto, o che pensa di non avere bisogno di nulla o di nessuno. Quindi che Gesù parli e dica il Vangelo non interessa, perché o pensa di non averne bisogno, o, e questo capita, perdonatemi, a noi che siamo un pochino più, tra virgolette, a quelli che sono un pochino più vicini al Signore, no? Ah, ma io già so tutto. Natale, lo so quello che succede a Natale, a me sono tutte le domeniche, quindi già le so le cose. Guai avere un atteggiamento di questo genere. Ora, soltanto gli umili incontrano l'umile con la O maiuscola, perché oggi noi contempliamo Dio che si fa bambino. Quel bambino non è un infante come tutti gli altri, quel bambino è Dio fatto carne, che per amore dell'uomo si fa piccolo come un infante che ancora non apre bocca, vagisce, non parla. A fronte dei superbi che chiudono la luce, ci sono i pastori, questi poveri pastori, questi poveretti, che sono gli unici ad accogliere Gesù. Ci dice il Vangelo che sono avvolti di luce dall'angelo. Vedete, un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Che cosa fanno questi? Vanno alla grotta e incontrano e accolgono la luce del mondo riconoscendolo come tale. Loro hanno visto e hanno accolto questa grande luce, a differenza della quasi totalità dei loro contemporanei. Quindi domani in un'altra omilia farò riferimento a diverse cose molto belle che ci ha ricordato proprio nella settimana appena passata Papa Francesco a proposito del Natale. La domanda penso da portarsi a casa è semplicemente questa: dinanzi a questo bambino io penso di averne bisogno o no? Questa è la domanda fondamentale, che significa sono umile o sono superbo. Come sto vivendo il Natale? È un'occasione tanto per fare festa o è un momento di incontro con qualcuno, incontro che sto cercando, che sto attendendo, che sto preparando? L'avvento dovrebbe essere servito a questo. Ecco, il mio augurio è che questa luce possa essere accolta da ciascuno di noi, perché la luce è venuta nel mondo,
sentiremo dire nel Vangelo di domani da San Giovanni, ma purtroppo molte tenebre hanno preferito rimanere tali e respingere la luce. Questo dipende da noi. Chiediamo a Maria Santissima che porse Gesù Bambino all'adorazione dei pastori, ecco, che ci aiuti ad aprire il cuore e la mente all'accoglienza di Gesù, della sua luce, e da un rinnovato amore verso di Lui, che gli faccia spazio nel nostro cuore, perché possa nascere non solo come realmente nacque 2000 anni fa nella grotta di Betlemme, ma anche nel cuore di tutti coloro che ne accolgono la venuta di amore e di misericordia. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.